Ciao a tutti e bentornati qui sul canale Gioco Troppo Poco per un'altra puntata di Demon Souls. Allora, ci eravamo lasciati qui di fronte all'arcipietra. È ora di continuare insieme. Bene, Demon Souls si presenta a livelli, possiamo dire. Ci sono 5 mondi. Questo l'ho letto, non è che l'ho sperimentato. E quindi il primo che possiamo esplorare, ci dice, è un enorme castello di pietra nel cuore del regno del nord, chiamato Boletaria. È un covo di soldati affamati, le cui anime sono state rubate da demoni durante le loro scorribande. E di tremendi draghi, infatti vedremo anche i draghi. Cominciamo! Quest'area la dobbiamo affrontare per forza, per prima. E solo una volta che avremo sconfitto il boss potremo salire di livello e potremo andare laddove non sono ancora arrivato, e allora Slicky sì che saranno dolori. Castello. Grandissimo. Abbiamo detto che è un regno di draghi. Fantastico. Eccoci qua, come vedete è pieno di spiriti. Allora, questo livello è piuttosto lungo, come immagino lo saranno tutti, no? Adesso devo un attimo mettermi a posto e cominciamo. Parte ai piedi del castello, un castello grandissimo. Ok, stiamo bene. Ok, va bene. Nell'intro ho visto che qua dietro ci dovrebbe essere qualcosa, però è bloccato. Ok, vediamo un po'. Poi ecco qui il backstab e il parry danno molte più anime rispetto all'uccisione normale. Allora, tutto è poi un pochino più nascosto, cioè un pochino più difficile da esaminare. Abbiamo i cavalli morti, come se ci fosse stato un attacco. Va bene, avete iniziato col soldato? Sono un pochettino abbastanza forte, insomma. Non ho idea di come sia iniziare con gli altri personaggi, però mi trovo abbastanza bene col soldato. L'importante è procedere con molta calma. Come avete visto, sono immune agli attacchi durante il parry. Ok. Ecco. Essendo morto, ho solo metà della vita. Sono una specie di fantasma qui, cioè tutto qua. Ah, guarda. Tutto è molto più punitivo, quindi un Souls. Ok. Allora devo dire che l'ho esplorato un pochettino alla veloce durante la mia prima corsa. È tutto molto buio. Faccio molta fatica a distinguere. Ehi, devo anche riuscire a capire bene che cosa.
praticamente si può distruggere tutto, però come in Dark Souls non ci trovo, non si trova quasi mai niente. Ok, sarei curioso di buttarmi là sotto giusto per capire solo se muoio. Probabilmente sì, e quindi non lo farò. Ok, va bene. Come vi dicevo nella scorsa puntata, qui le cure abbondano. Questo lo sapevo. Che c'era lì questa persona. Adesso qua. Ok, qua le cure abbondano. E quindi è inutile pensarci su. Meglio curarsi. Allora, i paesaggi sono molto molto suggestivi. Bomba. Questa ci tornerà utile più avanti. Ok, qua dietro non c'è niente. Adesso cominciano i dolori. Ahia. Come avete visto, non è che fanno tanto danni. Tanto danno. Le bombe, o almeno non lo fanno a me. Ok, va bene. Vi troverete, se probabilmente, beh, se giocherete a questo gioco vi troverete a ripercorrere lo stesso sentiero più e più volte. E ogni volta vi dropperanno un sacco di cure, quindi approfittatene. Approfittatene, approfittatene. Anima, ok, questo ci servirà poi per livellare. Ok. Questo è un pugnaletto, però mi trovo molto meglio con la mia spada. Qui le armi poi non si rompono così velocemente. Anche se, avendo giocato ultimamente a Dark Souls 2, bisogna stare attenti perché non recuperano la loro durabilità al falò. Bisogna stare solo un po' attenti. Il danno da caduta è veramente ridicolo, c'è da dirlo. Vabbè, ok, adesso sono caduto da un'altezza ridicola. Comunque il danno da caduta è poca cosa. Finora non sono mai morto. Ok. Fa molto più male il fuoco che non le bombe in faccia. Questa parte me la ricordo. L'ho ripetuta un bel po' di volte. No, sono sbagliato i tempi. In questo Demon Souls i tempi sono fondamentali. Aia. Perché? Ero di spalle. Vabbè, volevo fargli il parry. Non è andato a buon fine. Pazienza, pazienza. Vieni fuori. Ok. Grazie. Vedete? Scudo del soldato. Vabbè, ce l'ho già lo scudo del soldato. Come avete visto? Adesso qua attenzione perché si può cadere di sotto, quindi diciamo che la cosa più brutta è che bisogna rifare tutta la strada. Come avete visto, se ce ne trova veramente tanta di roba per curarsi, quindi non è impossibile. Oh, questo me lo stavo dimenticando. Anche questo l'avete, c'era in Dark Souls. Ok. Adesso qua cominciano i dolori. Cominciano i dolori perché quello che si scopre è che ci sono diverse strade. Ok? E solo che alcune presentano dei nemici veramente forti. Allora, mi sembra che
che adesso sia conveniente andare di qua. Però potrei anche sbagliarmi, eh. Ok. Bene. Mi sembra che la cosa migliore sia andare da questo. Ok, va bene, va bene. No, ecco, di qua c'è un nemico piuttosto forte, anzi, diciamo pure impossibile. No, non è impossibile. Però non mi va di affrontarlo adesso perché sicuramente ci morirei, quindi sarei costretto a tornare indietro. Vediamo un po'. Devo dire che qui i fantasmi sono molto più, cioè ti traggono molto più in inganno. Ok, perfetto, bravissimo. Ok. Allora, di qua è la scelta mia. No, aspetta, aspetta, perché qua c'è qualcosa, c'è la nebbia. Ok. Non è il boss, non vi preoccupate, non ancora. Però è la strada giusta, sì. A questo punto qua c'è una trappolozza che se non lo sapete non la potete evitare. Ecco, se siete di troppo vicini esploderete senza pietà. Ok, va benissimo. Boh, siamo quasi a un incontro che ha del... vedete che bella imboscata. Ok. A questo punto incontreremo il nostro primo personaggio. Stiamo andando abbastanza veloci. Boh. Che ecco qua, il nostro primo venditore. Good day to you. Care to look over my Che wares? buccio. Mostly stolen, but who's telling you? Allora, questo oggetto. Allora, quello che a me interessa di questo venditore è niente. A bomba? Però me ne potrei prendere solo due. Vabbè. Ah, ne ha solo una. Non ha abbastanza anime. Vabbè. Allora, non ci resta che recuperare ancora qualche anima. Almeno potremmo avere una seconda bomba. Perché ci torneranno utile con il boss, ho visto. Ok, siamo quasi a un incontro epico, ragazzi, eh? Se non ricordo male. Allora. Di qua non c'è nulla. Ok. Perfetto, imboscate a non finire. Ok, non abbiate timore a usare la ritirata. Il backstep. E il parry. Questo mi è venuto veramente di culo. Ok, e a curarci. Va bene. Abbiamo liberato la strada. Chi ci potrà mai succedere? Nulla di grave. Allora, se non ricordo male, qua non c'è niente. Ok, Terry. Va benissimo. Dobbiamo trovare questo tizio che sta sparando frecce come se non ci fosse domani. Magari senza cadere di sotto, eh. Ok.
Va bene. Va molto bene. Adesso, ok, qua ci dovrebbe essere. Questo è un po' tosto. Ho visto che è molto meglio affrontarlo. Beh, no, magari non qua sotto. Dove ci sono le frecce. Qua però c'è un po' di più di spazio. Ok. Voglio fargli un backstab. Aio. Ai ai ai. Aspetta. Ok. Aua. Ok. Non ho idea di cosa l'abbia ucciso, sinceramente. Probabilmente gli ho provocato sanguinamento. Senza neanche rendermene conto, eh. Sarebbe stato da affrontarlo col Perry. Allora. Ok. Va benissimo. Come avete visto è abbastanza lungo il percorso. Non impossibile, ma abbastanza lungo. E ci sono... Allora, qua c'è un topolozzo. Ok. Questo ci semplifica un po' la vita. Ok. Erba crescente. Erba crescente. E laggiù vedete cosa c'è? Un drago. Sì, un drago. Anzi, no, 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 due! Dai, che siamo quasi, quasi. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. No! Aia! Va bene, uno è andato. Ok, come vedete sono molto molto semplici, eh. Bisogna solo ricordarsi di continuare a mangiare. Adesso vi faccio vedere una roba. Vi faccio vedere una roba. Ok, draghi. Allora, non ho idea se posso andare là sopra e sopravvivere. Questo ne dubito fortemente, però posso passare qua sotto in tutta tranquillità. Ok, e arrivare sotto il naso del secondo drago. A questo punto qua ci troverò una scheggia di arcipietra utile per poter potenziare le mie armi. Dell'erba. Ok. In questo episodio non mi azzarderò a salire là sopra. Ma voglio farvi vedere assolutamente una cosa che vi riporterà alla memoria Dark Souls. O meglio, quando dicevo, non mi ricordo se in questa puntata o in quella precedente, che Demon's Souls è un remake. Che lo si capiva dai primi minuti di gioco. Guardate questo ponte. Aspetta. Magari dopo che l'abbiamo. Ok, abbiamo tolto i primi. Ok. A questo punto sentirete delle. Sentirete il drago che vola. Quello che dovete fare, eccolo, è scappare. Ok, no, cavolo, bisognava... Ok,
Oh! Bisogna fare in modo che sputi fuoco e che faccia fuori la maggior parte dei nemici. No! Ai ai ai, devo tenere d'occhio la vita. Aia. Ok. Va bene. Allora. Mangiamo ancora un'erbetta. Dobbiamo resistere sul ponte un pochino. Aspettare. Altrimenti. Ok, sta arrivando. Resistete? Ok. No! Mamma mia, aspetta. Che sega sto drago. Si fa fregare. Dai, vieni. Ok. Dobbiamo mantenere la posizione. Perché è impossibile. Ho provato più volte a correrci in mezzo. Ok. Flambé di nemici. Va bene. E ora dobbiamo aspettare che il drago se ne vada. Vedete, fa un secondo passaggio giusto per andarsi sicuri. No, dobbiamo proprio andarcene, altrimenti lui continua, si blocca. Ok. A questo punto dobbiamo correre. Che lo sento ancora. È ancora troppo vicino. Ok. Adesso non lo sento più. Quindi è il momento giusto. No. 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 Ok. Inspiegabilmente sono ancora vivo. No, non ho scelto il momento giusto. Ok. Quanti passaggi fa? Ok. Devo correre. Come se non ci fosse domani. Via, 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 via. Correte, correte. A questo punto vi rintanate qua dietro. Ok, perché così avete. Ok, dovrebbero arrivare dei nemici tra poco. Possiamo proseguire. Ok, a questo punto bisogna tirare questa leva e apriremo la porta del boss. Zoom. Ok. Tipo il primo giro che ho fatto non l'ho vista la leva. Ok. Venite con calma. Va bene. Ok. Vediamo, ecco, laggiù c'era qualcosa.
Ok, trementina. Non mi ricordo cosa fa la trementina. Che non va. Ah. No. Vediamo un po'. Questa è una bomba. Coltello da lancio. Oggetti monouso. Erba mezza. Loto del soldato. Cos'è che fa cura dal sanguinamento? Mentre la trementina applicata all'arma mano destra per dare fuoco. Anche questo potrebbe essere molto utile contro il boss. Ok. Anche se. Sapevo io. Aia! Maledetto! Vieni fuori! Ok. Va benissimo. E vai! Ok. Va bene, a questo punto siamo quasi, ecco, stavo per cadere, come è successo a lui. Allora, qua bisogna fare attenzione, perché ci sono questi cosi, non saprei come definirli altrimenti. Ok. Okay. Questi qua, la cosa interessante è che droppano dell'arcipietra, delle schegge di arcipietra. Utili per potenziare l'armamentario. Ecco perché qua in Demon Souls, adesso mi sono un po' disabituato in Dark Souls, ma in Demon Souls, essendo che tutto si rigenera all'infinito, ok, schegge di arcipietra, perfetto, ne servono tre, me ne servono tre per riuscire a potenziare la mia spada. Va bene, speriamo che questo qui me ne dia una. Ma prima gli ho fatto un backstab che l'ho killato in due colpi. Perfetto. Va benissimo. Erba mezza. Ok. Tiriamo la leva. Apriamo lo shortcut che porta all'arcipietra. Ottimo, direi. Ecco, una cosa che non ho ben capito, qua magari mi potrete illuminare voi. Mi sembra che alcuni drop compaiano molto in ritardo. Scudo dello schiavo. Ok, possiamo andare ad affrontare il boss, ma prima faremo una capatina al Nexus. Abbiamo un sacco di anime, anche se non credo che siano abbastanza per potenziare la spada, ma lo scopriremo subito. Vediamo quanti soldi, quante anime. Ok, migliore arma. Nostra spada larga, per trasformare una spada larga più 1, ha bisogno di. Cos'è? Mi serve 500 anime e. No, ho solo due schegge di pietra aguzza. No, quello che ho trovato vicino al drago non è quello che mi serviva. Allora, io direi, vado a prenderne ancora una e poi vado a prenderne ancora una. Però intanto al momento chiudiamo qui l'episodio e ci vediamo alla prossima puntata perché affronteremo il boss.
il primo boss, niente di eccezionale, ma pur sempre un boss di Demon Souls. Ciao, grazie di tutto, ci vediamo alla prossima puntata. Anche io gioco troppo poco.